Attenzione. Attenzione. Questo programma contiene parolacce e volgarità in chiave comica e non offensiva. Trattiamo argomenti che potrebbero turbare la sensibilità di alcune persone, alle quali consigliamo di non ascoltarci. Ogni riferimento a cose o persone reali è puramente casuale e del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Venerdì 22 ottobre 2021. Sì. Ultimo giorno di diretta per questa settimana. Sì. Ci siamo, sciacalli? Il regista Pippo Palmieri è caldissimo? Caldissimo. Pure i due telebabbis Paolo Nois e Fabio Alisei lo sono. E poi anche il Gabibbo Mazzoni. È tua madre, Gabibba. Belli che siete. Sì. Sembrate gli Stronzo Brothers. Bene. Dai, su. So. Andiamo. Si vede che Wender c'ha raffreddore, eh? Perché sai che lui basta veramente una roba, tipo si lussa un mignolo, beh, è finita. È terribile la situazione. Dai, andiamo col programma. Sono spudoratamente ricco. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato in Italia. Buongiorno Italia, buongiorno. Mi manca la mia campana, quella originale, quella del 1998, che purtroppo ho dimenticato a Miami. Questa fa un po' cacca. Ho bisogno di quelle campane, quelle più piccole, che fanno quel gling 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 gling. Questa qui è troppo grossa. A proposito di campana piccola, sai che ti ho appoggiato il cazzo al vetro stamattina per farlo scemo, no? Sì. Mi brucia adesso. Ma va? Tu sai quante malattie ci sono su quel vetro? Sai che nessuno c'è un disinfettante per i peni. Ma io dico, scusa, sono lì che sto lavorando, a un certo punto vedo una figura con la coda dell'occhio. Figura. Mi giro e c'è lui con sta bottiglia, beh, grosso comunque, può essere anche mezza pasta. Pure appoggiato al vetro così, ma se ero dentro con qualcuno, ah, va, mi sono accertato. Ecco. Ho visto che eri da solo concentrato. Ho fatto il cazzo agguato. Ovviamente siamo un po' un tergicristallo, sì. Vabbè, comunque sono devastato, ragazzi. Poi tra l'altro devo rimanere un'altra settimana, io ho il terrore, perché pazzo. Mia moglie, allora voi sapete che io l'adoro, no? Nel senso che è una donna meravigliosa. Però lei non ha ancora percepito quanta fatica facciamo noi ogni giorno per i nostri vari lavori, per poter portare a casa la pagnotta. Lei si alza la mattina, vado a trovare mia zia come se fosse un lavoro, no? Va là, mangia, beve. Comunque ovviamente dico io. Noi zia... scrivi, monta, recita, litiga, discuti, riunioni, robe varie. Lei poi con calma arriva qua. Io non sono stanca, è grazie al cazzo. Poi l'ho vista particolarmente in delirio da business. Ma... l'ho vista parlare con chiunque. Stamattina dava retta anche al socio di Mister Marchetta. No. E per la prima volta l'ho visto, lui è anche abbastanza logorroico, l'ho visto girarsi verso di lui dicendo: prego, chiamami. Aiutami! Telefonami! Mia moglie è più logorroica dei logorroici, è una roba incredibile. Sto Tra l'altro, pensando. Penso che quando torneremo poi a Miami avrà aperto già un 15-20 aziende nuove, perché lei è così. Però ieri sera era il compleanno di suo padre, che saluto, Maurizio, a cui abbiamo regalato un Fumagazzi personalizzato, bellissimo. Mi ha presentato questo ragazzo che io amo la follia, perché... Ah, sei ricchione. No, io lo amo la follia perché lui praticamente lavora per un'azienda che io e Paolo... Io e Marco adoriamo. Io e lui bramiamo da sempre, sì. Anche quando ero piccolo non ho mai avuto l'onore di possedere un Fantic Caballero. Fantic Caballero, la moto che tutti noi vogliamo adesso. Beh, oggi sei di slogan oggi? Sì. Ah, ok. Sai che abbiamo lavorato di slogan. Ma non fa rima. Per chi avesse... Ma cosa sai tu di slogan? Adesso non fa rima. Stai lì e lasciati guidare da Bill Gates e Soros, se non rompere scusa, i coglioni. Caballero, la moto che vogliamo davvero fa rima. No. Immagina io e Marco, lui adesso sta nudi su queste Caballero. Fa per l'Emilia col freddo, la pioggia. Bellissimo. Così proprio. Bellissimo. Allora, no. Quando noi eravamo giovani, noi due, dico noi uomini veri, noi alfa, noi sognavamo di possedere il famoso Fantic Caballero della Fantic Motor, ok? Fantic. Prodotto italiano, beh, meraviglioso. Poi purtroppo l'azienda negli anni è fallita, è stata acquistata dalle persone meravigliose, bellissime, suppongo che siano proprio i più belli del mondo, l'hanno riaperta e rimesso in piedi l'azienda, fa delle moto pazze, sono bellissime. Caballero roba bellissimo. Che per te che non hai buon gusto, che fai schifo, proprio no. Ascolta, però io guido un Armani. Scusa, no, una moto Armani non esiste.
esiste. Ah, non esiste. Adesso non esiste la moto armata. Mai fatta la moto. La George. Con l'Aquila. Tu stai lì con Soros, Bill Gates. Ma tu vai con Bannon, dai. A tramare contro il mondo intero. Io e lui andiamo in giro. Il nostro caballero. Sì. Ti metti Steve Bannon di là nel tuo. Sul motorino, ma, sì, ma noi stiamo facendo una marchetta per scroccare una moto. Guarda, guarda la bellezza. Sì, andate su che... Caballero Fantic Motor su Instagram. Che versione è? E guardate la bellezza. Ma questa è la versione già parzialmente distrutta. Ma per favore, guarda, ma... che, guarda che roba! Cos'è? È una cassa. Siete geniali. È una Scrambler. Ma bellissima, una roba. Guarda, la moto dei nazisti. Ma tua madre è nazista. Ma la moto dei nazisti. Ma vai, ti giuro, veramente devi mettere la fascia rossa. Ne voglio due, voglio guidarne due insieme. Ma i modelli come si chiamano? Göring? Ma veramente la moto è. Signora. Cioè, ho avuto una sensazione di Indiana Jones. Oh, io vi dico, io sono stremato dall'ignoranza di questo qua e di quella dall'altra parte del vetro, con cui devo discutere tutte le mattine. Il problema è che lei si stanca perché non è abituata a usare il cervello, lo sai? No? Guarda che ride, guarda che ride, guarda che ride. Guarda che ride. Se mattina l'ho visto entrare sconfortata in ufficio da lei dicendo sì. Perché appena io le illustro o le porto dei documenti che potrebbero. Ma il tono della voce era. Senti. Sì. Dovremmo un attimo. No, ma mi aggredisce poi. Ma è vero, non ti aggredisco mai. Tu sei diabolica. Almeno Alisei arriva, mi butta un foglio in faccia e mi fa: coglione, leggi questo e se ne va. Tu invece arrivi spiritata perché io ho messo in dubbio le tue credenze ormai. No, no, credenze sono già. Tu prendi delle opinioni e le spacci. Aspetta, Letizia, però come si dice? Aspetta. Convinzione. Poi ti correggio perché io stamattina ho sentito nitidamente Letizia dirti: guarda, Marco, che io quando ho iniziato a fare la giornalista ho fatto cadere un governo. Ma non è vero, non l'ho detto così. Siamo alla millantazione esasperata. Ma non è vero. Ma quando io è venuta da me, che ero da solo, vado. Quando ero da solo in ufficio, mi ha detto: io una volta al TG5 ho distrutto un partito. La Madonna. Sì, sì, tutta quindi, mattina così. Se vuoi, con aria minacciosa, io lascio la mia scrivania e vado a fare giornalismo d'assalto per te. Però poi le conseguenze le paghi tu. A me stamattina mi ha detto: e Saddam? Che fine ha fatto Saddam? Chi ha trovato Bin Laden? Chi ha tradito Saddam? Siete dei cretini, io me ne vado. No, ma la collana con i denti di Gheddafi non l'hai vista? Ce l'ha lei? Però vedi, alla fine Pippo, per esempio, Pippo, sai come mi spegne quando io parto con le mie robe? Lui mi guarda e mi fa: a me non frega un cazzo, io voglio andare a fare kitesurf. Mi interessa solo quello. Sì. Qualsiasi cosa serva per andare a fare kite, io vado a fare kite e lo faccio. Da quando vive in un bosco non è più lui. No, Palmieri, la prima volta che io e Mazzoli ti irretiamo a Miami a fare cazzo con la corda dietro la moto. Non vedo l'ora, sinceramente. Palmieri, scusa. Dimmi. Puoi levarci un attimo da Twin Peaks perché c'ho un'ansia addosso. Sì, veramente, metti la base allegra ora. No, perché è un attimo che Letizia fa cadere un governo. Sai che la Cecoslovacchia si è riunita in questo momento per merito della bugia. Veramente hanno rifatto la Jugoslavia. Aspetta, sono fascisti in Russia, com'è possibile? Vai Letizia! Cinesi di colore. Cambia le zie. No, invece è successa una roba grave e ancora non abbiamo capito come sia successa, perché voglio dire, nel 2021 ci domandavamo tutti stamattina: ma è possibile che nei film di Hollywood utilizzino ancora le pistole caricate a salve? Cioè, dicevamo, con tutta la tecnologia ci sarà uno stronzo che avrà pensato: faccio delle pistole che sembrano vere, fanno lo stesso rumore della pistola, ma non hanno nessun modo. Sono le scacciacani. Le scacciacani sono, le chiamano così perché fanno un rumore fortissimo identico alla pistola, ma non sparano. Sì, ma lui sta girando un western, non la carica dei 101. Cazzo, te ne fai la scacciacani se sono i cavalli. Ma si chiama scacciacani. Sarà la scacciacavalli. Sono pistole normali modificate, non hanno la carica. Allora, mangino. Sapete che io sono attore ormai conclamato. No, sei consumato, direi. Sei devastato dal cinema. Ho fatto quel film con Dolph Lundgren, che era un film d'azione con pistole, mitra. Dove sparavano anche i coltelli. No, allora, no, in Italia, per esempio, è vietato usare nel cinema le pistole caricate a salve. Quindi hanno delle pistole identiche a quelle vere e c'è un tizio che ha due pezzi di legno e tu ti concordi, cioè ti metti d'accordo e ti dice: quanti colpi sparerai? Tre? Ok, allora fai le prove, ti metti lì e lui quando gira la scena fa il colpo con i due cose di legno. E il mitragliatore come allora, fa? Allora, aspetta, tre pezzi di legno. Marco, allora vorrei dirti una cosa. Probabilmente il film che hai fatto tu con Dolph era un po' low budget. Amazon. Era leggermente low budget. 4 stelle su Amazon. Sì, ma all'origine. Ehi, sei ignorante. Allora, dammi il tuo telefono. No. Non lo rompo. Non lo rompo. Allora,
Fingi di sparare a Fabio, vai. Come lo spari? Come lo spari? Tu stai per picchiare due telefoni come un gorilla. Sì. Aspetta, io faccio l'effetto del proiettile che mi entra nel costato. Come lo spari? Come lo spari? Come lo spari? Aspetta, così alla messicana. Vai, vai, vai. Spara, spara. Vedi? Cazzo, è uguale. È identico. Oh, ma sai che... Dov'è Clint Eastwood? Hai visto? Dov'è Clint? Hai visto? Sai che però quella del. Ho rotto qualcosa? Eh sì, una delle tre camere del suo iPhone. Non ho rotto niente. Non può più dai. Fare selfie in vita. Dai, sua. Non rompere i coglioni, dai. Mi è piaciuta la pausa. Ci sono le 1000 carte di credito che proteggono. Ho visto il panino di contanti. Che... Senti, no, il concetto... No, spieghiamo cosa è successo però. Allora, stavano girando un film western con Alec Baldwin, il film si chiama Rust, e a un certo punto sono partiti due colpi da Alec Baldwin che hanno ammazzato la direttrice della fotografia e ferito il regista. In pratica, io penso, dalla dinamica, di aver capito che lui dovesse sparare verso la camera, cioè era un primo piano dove lui sparava e poi ci sarà stato un controcampo. Lui ha sparato perché doveva sparare, solo che la pistola era carica e ha beccato in faccia direttamente Posso essere un po' complottista e anche un po' cinico? Adesso qua sì, però per le altre robe no, non ho prima capito. Prima battuta io. Cinica, la persona morta era la direttrice della fotografia, sì, 42 anni. Porca miseria, allora niente battuta cinica, però questo film probabilmente sarà tra i più visti del... No, perché la produzione è ferma fino alla fine delle indagini. Ah, tu dici che l'hanno fatto apposta per far promozione. No, dai, però, che cazzo, ammazzi. Ammazzi la direttrice della fotografia. Però, un attimo, scusa, c'ho una mitragliatrice da farvi sentire. Bravissimo, bravissimo. Posso fare un film con Dove Potrebbe Mi ha chiamato, mi ha chiamato Giorgio Bruno che vuol fare un altro film e aveva bisogno di uno che faceva la mitragliatrice. Sì, ma io non ci posso lavorare con Giorgio Bruno perché non mi ricordo mai qual è il nome e qual è il cognome. Lavori con Luigi Bruno. Luciano è uguale. Luca Franco che si occupa delle antenne della radio, si chiama Luca Franco. Ma non Franco. Ce l'hai un cazzo di cognome. Ma perché? Ma comprati un cognome, chiamati Parodi. Ah, madonna. Scusami, che è che sono così abituato a fermarmi quando parli. Mm-hmm. Che attimo mi sono. In che senso? No, hai sentito che gli è piovuto una pala sulla riga? Sì, ma io tiro dritto, faccio finta. Hai fatto bene, sei un professionista. Ma quindi, secondo la tua mente malata, cioè tu. Lui non ha trovato niente da discutere su tutta la pandemia, però è riuscito a trovare il complottismo in un povero cristiano, un attore tra l'altro famosissimo, che non avrebbe motivo di ammazzare una persona. Lì c'è il complotto per far promozione al film. Ma non è che deve ammazzare persona. Immagini la riunione tra di loro. Senti, Alec, ascolta, siccome il film non avrà successo, ti cazzo a sparare in faccia alla direttrice della fotografia. E se fosse stata lui non sa niente. Poi vai da lui e gli dici guarda documenti della Marco sei un complottista. Però guardala così. E se la direttrice della fotografia fosse stata la sua amante Ed Hart? No. Cosa ne sa? Sarà lì adesso che sei amico di Alec Baldwin. Magari non pensavano ci scappasse il morto, ma solo un incidente. Certo, uno che punta. Dai, scusa. No, ragazzi, allora sa tutto Paolo Noi. Senti. Sì, sentiamo. Potrebbe essere. Allora, così non vuol dire niente, devi metterne dietro altro. Non abbiamo mica quel giornalista Rai in collegamento che è pronto per dirci cos'è successo. Allora, un attimo solo che ci colleghiamo con Paolo. Paolo, non Paolo Noise, il nostro Paolo, attenzione. Paolo, vai. Via. Colleghiamoci. Posso fare un film con Dove Potrebbe essere. Non lui, l'altro deficiente. Aspetta un secondo, quante cazzo di cose! Non sei più uguale da quando mangi questo meraviglioso tartufo. Da quando vivi nei boschi sei un'altra persona. Non lo trovo più, non trovo. Volete che vi dico i precedenti? Sì, grazie, perché quello è un po' rincoglionito. Andiamo avanti, speriamo. Adesso l'hai trovato? Grazie Paolo. Perfetto, grazie. Dai, prego Puccioni. Allora, vabbè, lo sappiamo tutti, il corvo con Brandon Lee che morì sul set. No? Mm-hmm. Poi però anche con XXX, un film con Van Diesel. Vin Diesel, scusate. No, ma il suo è olandese. No, è un furgone, il suo è un furgone. Un noto stuntman, è un furgone. Van Diesel, esatto. Rob Cohen era uno stuntman e anche attore famoso, lui si lanciò con il paracadute con un round. C'è poco da ridere perché è morto all'istante. Ai confini della realtà, grandissima tragedia, perché durante la lavorazione un elicottero precipitò e uccise tre attori. E un dinosauro, se tra non cui sarebbe... due bambini. No! In Top Gun, il pilota e istruttore di volo si inabissò con il jet, non si è più trovato né il jet né lui. Stai scherzando? Ma in questo che deve uscire o quello originale? Questo non l'ha mai detto. Lo sapevo. Sì. E poi vabbè, in un film indiano ci fu un incendio e... Vabbè, ma gli indiani sono tanti. È appiccato da Alec Baldwin. È lontano. Gli indiani sono tanti.
Sì, vabbè, dai, uno più uno meno, non si accorge nessuno. Cazzo, quindi hanno perso un genere, 40 milioni di dollari. Ma no, sono quelli che in disuso probabilmente. Ma sto paio di cazzi. il muletto. Gli anni 80, era della Marina. No, è il jet sostitutivo, quando tu porti a fare la revisione al jet. Ah, elettrico. Sì, ti danno il jet sostitutivo. Con l'adesivo sul parabrezza con scritto gentilmente. Sì, con la P dietro stampata sul foglio A4. Porca, questa non me l'aspettavo, basta? Solo questi? No, poi vabbè, ci sono anche degli altri incidenti, tipo quando hanno girato Troy. C'era la mamma di Paolo. No, Brad Pitt si fece veramente male al tendine d'Achille. Lui interpretava. Scusa, Palmieri. Scusa un attimo, sta dicendo. No, ma perché devi sempre ficcare dentro mia madre? Così mi piace. Vuoi il fantic? Sì. E allora lascia correre. Allora tuo padre è una brava persona. Grazie. Ultima domanda, ma quando è esploso la morte nera non è morto nessuno? Perché cioè comunque era un'esplosione grossa. Ma deficiente era un modellino quello. Sì, un modellino. Non è morto nessuno, invece si è fatta molto male Uma Thurman quando ha girato Kill Bill, perché lui gli fece guidare la macchina a 80 all'ora su una strada serrata e lei si è schiantata contro un albero. Veramente? Si è fatta malissimo e Tarantino e lei non, e Uma Thurman non si parlano più. Questa roba qua. Cioè, la sepolta viva. Madonna. C'ha ragione sto cazzo di pugliese. Ma non è pugliese. È Tarantino. Però se tu guardi, allora, se tu guardi la faccia di Tarantino, non, è un po' mangalo lui, cioè, sì, è sì, vero? Sì, sì. Se lo mettessero in Ragnarok, secondo me non farebbero una piega. Lui è proprio di ci piace lo Giappone. Ci piace lo Giappone. È vero poi tra parentesi. Sì, appassionato di manga. Vabbè, insomma, abbiamo aperto con una serie di tristezze incredibili, come vedi, invece i miei filmoni, quelli che ho fatto io, nessuno si è mai fatto male. Aspetta che faccio un effetto speciale dei tuoi filmoni. Che smitragliata. Adesso finisce di sparare, dai. Comunque guarda che lo fanno anche gli americani, due pezzi di legno, due assi. No, se no. Sei in una valle con tipo listone dove... Giordano. In Salvate il soldato Ryan hanno abbattuto l'intero Medio Oriente per riuscire a trovare abbastanza ignorante legno. Ignorante che sei. Intanto non è morto nessuno da noi, vedi? Morti di noia perché quando sparavi sentivi così. Poi in post produzione mettono lo sparo. Sì, ma potevano farlo anche negli Stati Uniti senza magari due legnetti con un instant replay da 3000 lire. Bravo. Invece no, hanno usato una pistola vera. Tipo, ti ho trovato il lavoro, ti compri l'instant replay, vai a fare l'effettista sul set. Ma l'ho appena fatto comunque in un video che ho montato con Fabio, nessun problema. Ci ho messo un lanciafiamme, c'è bisogno di andare a fare. Scusa, se io il sabato mattina esco e vado a usare i lanciafiamme. Certo. Vabbè, comunque parlando di robe tristi è nato un nuovo programma. No, 100... Ah no, scusa, ho sbagliato. Troppo? Beh, insomma, diciamo che è un come si può dire? Un tentativo. Un agglomerato di tante cose, però tutte insieme. È un po' come quando tu mescoli troppi ingredienti. È un po' che. Bravo. Il poke, bravo. Come lo chiamano i giapponesi? Il poke. Il poke, vabbè, noi lo conosciamo il pubblico, come pubblico, scusa. Ma non è il pubblico, non è c'è il nessuno. Il pubblico giapponese che ha capito la parte. Quando metti insieme troppi ingredienti che già hanno sentito da altre parti. Dai, però Marco, non andare sempre a guardare il capello. Sì, è veramente, sei ipercritico. Nel senso che la persona brutta la parrucca non si è vede. Sempre il pelo nell'uovo, ma non si vede che c'è la parrucca, cioè... adesso gli fai pelo e contropelo, no? È il primo programma, ma io gli voglio bene, lui è un bravo ragazzo. È il primo programma condotto da un uomo e un animale contemporaneamente. Sì, lui sembra un po' il simbolo di Firefox. Sì, ma te lo ricordi il browser? Sì. Comunque, cazzo di Sonic, è nato 105 Chaos con Facchinetti. Noi abbiamo una versione un po' diversa, si chiama 105 Casino. Ci colleghiamo, vai. Casino. Malpensa, atterraggio d'emergenza per un Boeing a causa di una tempesta di grandine, e per le vacanze di Natale sarà un grosso casino. Casino! Per le vacanze di Natale è un gran casino. Dove va? Vediamo. Dove va? Sono perso nello studio, dov'è il microfono? È qua il microfono. Ah sì, grazie. Allora, questo è 105 Casino, un programma dove ognuno di noi è libero di dire quello che vuole sempre. Approfitto per introdurre i miei colleghi, Sabrina Gamberini. Ciao Francesco. E abbiamo anche il nostro Giuba. Ah! Io sono Francesco Facchinetto e questo è Casino. Casino! Allora, stavamo parlando della grandine, ormai il cambiamento climatico sta distruggendo il pianeta, trasferendo parlate sopra. Bene, i ragazzini manifestare, ormai è solo loro positivo salvare la Terra. Allora, oggi abbiamo un ospite. Michael Brano, no. Che succede? E adesso facciamo ancora più casino con Sergio che si taglia con la carta vicino al microfono. Perché?
105 Casino, un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre. Casino! Allora ragazzi, cosa stavamo? Stavamo parlando del cambiamento climatico. Adesso i ragazzi sono tutti attivisti, poi con la Greta Thunberg abbiamo iniziato a parlare sopra. In tutte le d'Italia. No, vai tu, vai tu, Giuba, dai. Esatto. Al brano. Allora Sabrina, cosa ne pensi? Cosa? E adesso facciamo ancora più casino con Riccardo e i suoi martelli pneumatici. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Basta. Bravissimo. Cosa ne pensi, Giubba? Ha segnato l'Inter. Allora basta. Ragazzi, per 105 Casino per oggi è tutto. Ci sentiamo la prossima adesso volta. Dobbiamo andare di adesso perché poi facciamo il discorso domani. Ci rivediamo domani. No, così. Scusate ragazzi dalla regia, c'è un ospite che vuol salutare il conduttore, un attimo. Fucking Eddie, sono Connor. Se ti becco ti rompo il culo, vieni fuori. Casino! È uguale. Beh, si devono un po' tarare, sai, nuove collaborazioni. È bellissimo. È facile, non è meraviglioso. Facile. Troppo forte. Quanto siamo coglioni. E così ci odiano anche loro. Ma tanto ci odiavano anche prima. No, ma l'altro giorno lei diceva: guardate che mi hanno detto che finché non mi fanno la parodia allo zoo non contiamo un cazzo. Fatta così. No, non è vero, perché l'abbiamo fatta anche a Moco. È vero. E non conta un cazzo lo stesso. Ma adesso, però a quell'altro non gliel'avevamo fatta. A chi? Allora, quello raffreddato. No, faceva lui la nostra, perché lui faceva l'imitazione. Cioè, anzi, era più che altro la brutta coppia. Oh, avete finito di spegnere le luci di tutta la radio? Oh, non hai il compleanno di nessuno oggi. Lucilla ha avuto un infarto sul mixer. Madonna. Sì, ma ci devono essere le luci. Senti, allora, tra le varie notizie c'è uno sciopero in corso dei taxisti, sindacati praticamente fermi in tutte le città perché sono incazzati per il solito discorso delle app, Uber e tutta un'altra roba. Ma non si riesce a trovare un accordo? Dico, non si possono mettere tutti d'accordo e fare una sola app? No, ma il problema non è quello. Il problema è che negli altri paesi, non so, gli Stati Uniti ad esempio, ci sono queste compagnie come Uber, Lyft anche, esatto, cioè Lyft. Tramite un'applicazione ti portano e sono in concorrenza aperta con i taxi. Ma è successo, allora ti spiego. Però è libero mercato. Magari è una soluzione, siccome abbiamo tanti ascoltatori che fanno i taxisti e magari adesso sono incazzati neri. Vi spiego cosa hanno fatto in America, poi magari potrebbe essere un'idea da riproporre qua. Siccome anche i taxisti americani, le compagnie, lì sono compagnie, hanno avuto problemi quando hanno introdotto Uber, poi Lyft, che è più o meno la stessa cosa. Cosa hanno fatto? Hanno detto, aspetta un attimo, allora abbiamo un sacco di mezzi, trasformiamo tutto in Uber e Lyft. E i taxisti praticamente non esistono più, ormai sono rimaste quattro compagnie. Sì, il problema è che in Italia abbiamo questa famosa faccenda delle licenze. Esatto. Allora lì il comune dovrebbe mettersi le manine in tasca per un attimo e ricomprarsele tutte. Per forza. Sono sue, sono mie, sono mie i soldi. Però tu devi calcolare che uno, purtroppo, che un anno fa, due anni fa, cinque anni fa. Allora io non voglio essere impopolare, perché però se no questa roba non si risolverà mai. Sono persone che lavorano e hanno fatto un investimento. Ma non si risolverà mai. A me spiace, però se partiamo dall'inizio, è il primo che se l'è venduta con figlio di puttana. Ho capito. Perché la licenza gli è stata concessa dal comune. Però vi faccio un esempio sulle radio. Allora, se dovessimo domani passare tutti al DAB, ok? Il digitale. Sì. Tu sai quanto costa una frequenza? Ma noi ci scontriamo ogni giorno con il cambiamento tecnologico, ragazzi. Sì, ma se un domani si passasse al digitale anche in radio, ok? E l'FM praticamente lo spengono, devi pensare che chi ha delle radio in FM ha speso milioni di euro, ma tanti. Cioè, perché costavano milioni di euro le frequenze. Il governo dovrebbe convertire quelle licenze in digitale. Cioè, per poter andare sulla piattaforma DAB devi dare un valore. Scusa, quelli che hanno investito in negozi di VHS, lo Stato mica gli ha ridato i soldi. Il cambiamento tecnologico e della società purtroppo porta. Cioè, anche noi rischiamo ogni giorno che una mattina la
che ti si sveglia. Non ascolto più la radio, cioè, perché guardo solo lo streaming. Cioè, lo so, e quindi è un po' delicato. Cioè, nel senso... È delicato, a me spiace, perché queste persone comunque hanno una vita, un lavoro, un investimento. Cioè, è ovvio che hanno paura. Però tu pensa a uno che ha speso 250.000 euro per comprarsi una licenza da taxista, si ritrova domani con un pezzo di carta che non vale niente. Tu dici: vabbè, ricominci da capo. No, il cazzo, deve pagarla. Beh, non è che non vale niente. Fanno, hanno fatto dei mutui. Continua a fare il tassista fino alla fine della sua carriera e poi restituisce la licenza al comune. Se non regolamenti, però, il rischio è che chiunque possa fare l'autista di Uber. Quindi non c'è più una regolamentazione. Ma Uber così funziona. Chiunque può fare l'autista di Uber. E quindi rischi, libero mercato. Rischi di avere, chiamiamoli taxi, in questo, rischi di avere 5 volte tanto i taxi per strada. Però scusa Marco, noi parliamo sempre di questa roba quando si tratta di privilegi e la affrontiamo dall'altro punto di vista. Prendiamo i notai. Perché io devo pagare 3, 4, 5 mila, 10 mila euro un notaio quando ci sono paesi dove non esiste in il America. Passaggio di proprietà? Ok. In America non esistono i notai per le nostre questioni, passaggi di proprietà. Sì, sì. Da noi rappresentano un monopolio. Mm. Perché non è che tu puoi fare il notaio, tipo aprire un negozio da notaio, come i tabaccai. Sono dei monopoli. Quello dei tassisti è in questo momento un monopolio. Noi siamo quasi sempre, come programma, ci siamo sempre messi contro i monopoli. E quello dei tassisti è un monopolio. A me dispiace per i tassisti che ci ascoltano e sono spesso persone ospitali meravigliose. Ho un'idea. Allora, però sono fuori tempo. Amici tassisti, ho un'idea. Allora, Paolo Nois si comprerà tutte le vostre licenze e le appenderà e farà una casa, una delle sue. Secondo me è un buon compromesso che Uber, ok, arriva e gli compra le licenze. Ecco, bravo, Uber dovrebbe farlo. Ma Uber ne ha bisogno. Lo fai per quietare le anime. Se tu vuoi fare impresa. Uber, vuoi entrare in Italia, dovrebbe essere il governo a dire: se vuoi entrare in Italia per quietare le anime, ti paghi le ti licenze tutte. Tutte le licenze di questa persona. Bravo Paolo. Scusate, sono soltanto una delle persone che potrebbe risolvere i problemi. Sì, in ma paese. Certo, ma guarda, c'è l'amministratore delegato di Uber che sta facendo. Era bella, lasciala lì. Te cosa potrà succedere da un po'? Che arriva il comune di Milano e gliele compra il comune. Ma con i tuoi soldi. Arriva Uber, mette le sue macchine e piano piano unge. No. Il governo italiano deve salvaguardare i taxisti e comprargli le licenze. E ti dico di più. Fagliele comprare da Uber. Il giorno che Bezos vorrà fare questo tipo di business, arriva al comune, non va dai tassisti, va al comune di Milano e dice: senti, quanti taxi hai? 300.000 licenze. Bene, cazzo, è vero. Ti do 50 milioni di euro, chiudile tu. Chiamiamo Bezos un attimo. Aspetta, c'è il numero di cellulare. Aspetta un secondo, aspetta. Pronto? Umberto si chiama, vero? Sì, Umberto Bezos. Umbert. Perché è inglese. Umbert. No, così non. Regge. Non regge. Dai, tranquillo, una bella gag. Umbert, Franco. Scusa, mi sono nello spazio. Sono un accento svedese. Ma non parla italiano, è americano. È un traduttore speciale di Amazon. Scusami. Umberto, Paolo Nois ha avuto una bella idea per salvare capre cavoli qua a Milano, qua in Italia. Insomma, i taxisti sono incazzati. Ti vuoi comprare tu tutte le licenze? Così almeno. Aspetta un attimo, perché sto chiudendo un pacchetto, devo fare una spedizione. Non ho tempo di stare al telefono, scusa. Non è che li chiude lui i pacchetti. Ah no, adesso penso sto a Babbo Natale. Perché adesso uno che non lavora in un'azienda non fa. Cioè, io lavoro gli operai. Ma quello è tutto il giorno a farsi spompinare. Sai che se io fossi Bezos, mi alzerei una mattina e andrei a chiudere un pacchetto ogni giorno. Ma probabile che l'abbia fatto anche, probabile. All'inizio. Però ragazzi, quanto stavamo meglio quando non c'era Amazon? Quanto stavamo meglio quando non c'era Instagram? Quanto stavamo meglio quando non c'era un cazzo? Quando non c'erano i telefonini? Si usciva la sera e l'obiettivo era scopare. E basta, scopare, bere e scopare adesso. E io ci riuscivo. Ed è per questo che noi, che siamo dei nostalgici, ogni venerdì vi regaliamo un trenino di pubblicità. Anni 80. Pubblicità. Mario, vieni a cena. È pronto. No, ma ho già mangiato un tosto. Vabbè. Tosto. Mario, vieni. È pronta la colazione. Eh no, mamma, sono a posto! Ho mangiato un tosto! Vabbè. Mario, tieni, porta questa pera a calcio, così fai merenda. No, mamma, ho già mangiato un tosto! Sono a posto! Ma, Mario, hai visto le sottilette lanza? Sono finite, mamma! Fila fette lanza. Cos'è? Non ce n'è mai abbastanza. Cos'è? Ti scende in gola un gusto che innamora, e ne vorresti ancora 2000 fila e fonde in abbondanza, la senti nella panza e sai che fila fette di lanza. Fila fette lanza, non ce n'è mai abbastanza. Cos'è?
Aia, è tornato. È lui, è lui. Tecnologia. Personal computer Petruzzelli. Potenza di calcolo molto alta. Petruzzelli, computer in policromia. Schermo a quasi tutti i colori percepibili dallo spettro umano. Facilità di utilizzo con il moderno sistema di controllo facile per l'utilizzo. Tastiera. Studio. Computer. Compatibile. Lavoro. Vago, E tempo libero. Personal computer Petruzzelli. Sì. Mega. Programmi già preinstallati per produrre tempo di utilizzo. Ufficio, studio, tempo libero e anche musica. Capacità di riprodurre anche fino a 12 note molto coinvolgenti con il volume alto. Bello, molto resistente perché pesante. Pochi fili. Corrente lunga fino a quasi mezzo metro per essere posto in quasi tutta la camera dove si installa. Personal computer Petruzzelli. Quasi compatibile con i programmi più famosi. Lettore floppy piccoli. Futuro. Tecnologia. Petruzzelli. È vero, sfumavano. Sbagliata la sfumata. Buonasera, signorina. Buonasera. Vorrei interloquire con il sarto per la realizzazione di... Un completo di blazer grigio con costo e una camicia su misura con iniziali? Ma, accidenti, che fa? Legge il pensiero? No, è che ho notato dalla sua camminata che tendenzialmente indossa completi classici che hanno una misura comoda sul cavallo e da come porta le maniche del suo cardigan di cashmere. È solito indossare camicie con polso inglese fatte su misura con polsino d'oro, probabilmente con iniziali. Lei è una commessa dotatissima, ha un enorme acume. Niente di che, ho lavorato solo per un periodo per Scotland Yard prima di trasferirmi nuovamente in Italia ed intraprendere un lavoro che mi entusiasmasse di più. E per sua informazione sono la titolare della catena di sartorie su misura. Accidenti, mi perdoni per la gaffes. Ma si figuri. E comunque ho capito subito che era una brava ragazza. Sì, e da cosa? Ma dal suo Lady color oro automatico, sul quale quadrante svetta un piccolo cactus segno di eleganza e femminilità ardita. Ah già, è Fumagazzi. Lo so. Inversione. Orologi. Inversione. Oggi Fumagazzi, anche per brave ragazze. Capito Barbero? Bacia Barbero! Chi è Barbero? Hai detto che le donne non sono strutturate fisicamente per essere fumagazze. Scemo! Merda! Parla del medioevo, cretino! Stronzo, non so chi è. Lo zoo, in modalità stiamo facendo un programma TV con tre webcam e un PC, sì. Si ferma, sì. E va a fare una pausa trucco. Vero. Gli altri 4K stereo, sì. Petruzzelli, hi-fi. Regia. Noi siamo proprio Petruzzelli però, eh. Televisione. Fatta di merda. Oh, allo zoo. Sembra pari che si fa. Sempre un gran bordello, ma è così lo zoo. Quando parte poi non si capisce più un cazzo. Su 105, questo è lo zoo. Questo è lo zoo, zoo, zoo.
Questo è lo zoo, zoo, zoo. Puoi sentirlo qui. Lo zoo di 105. I will never. Ti odio, sai che io ti odio? Perché sei un rompipalle, ma no, mamma mia. Guarda, è il mese del déjà vu. Ottobre, è il mese del déjà vu. Non ti sento, dove sei? Perché c'è la musica un po' alta. Guarda che questo è lo zoo, non è 105 casino. Lo so, è ottobre, è il mese del déjà vu. Ah, mamma mia, come siete polemici. Sai che non si può dire niente. Voi siete peggio di quelli che rompono il cazzo per ogni roba, che passano la propria vita a denunciare il prossimo. Allora, non ti piace Squid Game, per esempio? Io non l'ho ancora visto. Mi piace tantissimo. Non lo posso giudicare. Bellissimo. Hanno iniziato una petizione su change.org per farlo cancellare, perché dicono che... Beh, sta avendo un leggerissimo effetto negativo sui bambini. Ma quindi... non è vero! Cosa? Non è vero! Ai videogiochi! I bambini si ammazzano perché ci sono i videogiochi! I bambini si ammazzerebbero comunque. Comunque. Però non è un buon esempio. Ma insomma, che esempio? È un film! È un prodotto di fantasia! Però quando vedevi da piccolo Conan il Barbaro, poi cosa facevi? Brandivi un'ascia e tagliavi le terre? No! Perché il bambino è bambino, non coglione! Però sotto una certa età, no, gente squartata non va a fantasia. Ma cosa dici? Sono d'accordo. No, sono d'accordo, però tante idee malsane ti vengono guardando le merdate in televisione. Ma è vero, scusa. Ma allora la gente che ha ammazzato il fratello, perché tu facci caso, tutti i film che hanno avuto successo, tutti i film che magari parlano di robe del futuro, alla fine poi le hanno fatte veramente quelle robe. Purtroppo anche le robe terrificanti. Beh, adesso sta girando la notizia che ci sono i ragazzini che a scuola fanno i giochi di Squid Game, ma poi e si spaccano. Prima erano quelli di GTA e no, prima Fabio, erano quelli sbagli. Dei Tre Moschettieri. La sovraesposizione alla violenza come adesso non fa bene ai ragazzini, e non lo dico soprattutto io. Dopo averli tenuti in casa per due anni questa merda, perché invece noi con l'uomo tigre cazzo siamo diventati, ma non c'entra, è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Assolutamente no Fabio, sicuramente anche l'uomo tigre era cattivo, però non era violento, era violento, io non lo guardavo, mi faceva paura. Ecco, non lo guardavo. Infatti vedi che è un poverina. Però era un'altra epoca, è così. Lei sfoga la sua ira su di me e basta. Lei arriva allora, con gli occhi del dragone. Nel 1806 c'era uno che ha detto cazzo, però alla fine del 1700 si stava molto però meglio. Fabio, scusami, io ho giocato per anni a Call of Duty. Io ero, ti ricordi, ero drogato, ero, uscivi fuori, volevi ammazzare grande. La gente, ti veniva voglia, cioè poi io sono una persona che usa ancora un pizzico della materia gripoca, però ci rimanevi però ti viene proprio sta roba del hai rotto il cazzo Pippo, non si riesce a parlare se continui a fare i segnalazioni. Ma sto parlando con Fabio, continua. Ma tu devi capire che io sto parlando e penso, no, cerco di pensare, se ho uno che mi fa i gesti mi distrae, non riesco a parlare. Avete guardato Squid Game ieri sera? No, non lo vedo, non l'ho ancora visto. Perché? Siete nervosi lo stesso. Vedi? Appunto, ha ragione. Io in questo momento no, se avessi sta parlando dei ragazzini. Se io avessi una pistola gli sparerei in faccia. No. Questo che non me le porto dietro. Anche guardando Amici della De Filippi. Certo. Oh, esatto. No, allora ti dico, giocando a Call of Duty ti viene un po' quando esci di casa i primi 10 minuti hai voglia di investire le persone con la macchina, o se giochi a GTA e robe male. Sì. Vabbè, ma. Ma il tuo cervello è sicuramente diverso dal cervello di un ragazzino fino ai 13 anni. Scusami, Letizia, tu l'hai visto Squid Game? Allora, io ho un problema con tutto quello che è violenza. Ma tu l'hai visto Squid Game? Io non l'ho visto. Ok, allora tu non hai visto Squid Game e dici che è un gioco che incita alla violenza. Cioè una serie che incita alla violenza. Sì. Ma non l'hai visto? No. Ok, allora ma chi non guarda... c'è bisogno che lo guardi. Aspetta, io non sono chi neanche guarda, chi una guarda Squid pedagogista. Game? No, chi guarda Squid Game alla fine della puntata non dice quanto ho voglia di ammazzare qualcuno, ma è minchia, hanno ammazzato della gente, che è esattamente l'effetto contrario. Non c'è un'esaltazione della violenza. Ma lì non è solo violenza, un problema di violenza. C'è la paura lì, della lì violenza. È un'esaltazione di qualunque cosa. Lì il fine ma non tu è l'hai che visto? Solo giustifica. Ho capito, non no, c'è alcuna. Allora stai parlando di una cosa che non è. Però ha ragione, scusa Puccioni. Guarda, si sa come funziona Squid Game, dai. Che no, vabbè, io no. 2-3 stella sbaglia, ti ammazza. Non l'ho visto. Io l'ho visto. E ti dico che 1-2-3 stella, quella che si gira e ammazza. Ma perché non è uguale il bambino in un secondo dice a scuola, dai, giochiamo a Squid Game. Non dice giochiamo 1-2-3 stella, giochiamo a Squid Game. E Hunger Games. Quello non che è si uguale. Muove piglia palate. Piglia le botte. Cioè, scusate, non è. Quando giocavo io a 1-2-3 stella non mi ha picchiato mai nessuno. Perché sei una che picchia forte comunque. Perché avevano paura
paura forse. No, non lo so, io non ho figli, non ho visto Squid Game, quindi non posso giudicare, però boh. Però io hai aperto il tartufo e adesso non hai più il frigorifero. Allora è quello che fa venire la violenza, non Squid Game. No, però potrebbe essere che può far venire voglia di fare cazzate. Ragazzi, allora i bambini spartani giocavano a giochiamo a un 2-3 stella fenicio, sì, se muori ti ammazzo con la daga, e quello era uguale, ognuno c'è. Ma non è che tutti i bambini sono come i tuoi o tutti i bambini hanno l'intelligenza. Ma ci sono bambini anche come in questo programma, mafia. Siete un branco di coglioni e l'unico che vede la realtà sono io. Sì, aspetta che faccio io una mitragliata di cazzate. Perfetto, via. No, devo buttarla lì, scusa. Sta che cercando di fare un lancio, cazzo, è sempre il bastan contrario. Allora ritiro la mitragliata. Dai che ci colleghiamo oggi venerdì, dobbiamo scoprire dove vive sta me. Cioè voi vi preoccupate di Squid Game e noi non riusciamo a trovare Ennio, ma ti rendi conto? Cazzo che è un personaggio. Un anno che siamo alla ricerca di sto vecchio di merda. Forse in questa puntata sì, attenzione. Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Se forte vincerai, vincerai. Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti. Chi sei? Buongiorno, sono Devon. Devon. Chi sei Devon? Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney. Se vuole glielo passo Michael Knight. Che cosa vuoi? Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina? Ma chi è? Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per mettere. Arnaldo! Teto! Ti passo Batman! Sono Batman! Chi sei? Sono Batman. Chi sei? Non ti conosco. Chi sei? Sono Batman. Pronto? Cosa vuol dire al controllo? Senti, sono sempre Barnaba, ascolta. Pronto, mi senti Ennio? Sono sul furgone, dove devo venire, Ennio?
Senti, io non voglio più lavorare con questi, non è che mi trovi un lavoro tu per me. Per favore, dai, fammi lavorare con te. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio. Non è possibile, cioè io ve lo giuro, anch'io ho ancora il dubbio che non esista, non può esistere un umano. Ma come non esiste? Lo andiamo a verificare direttamente sul territorio. Ah, no, porca di una. Per me. Attenzione. 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 Questo programma contiene parolacce e volgarità in chiave comica e non offensiva. Non offensiva. Trattiamo argomenti che potrebbero turbare la sensibilità di alcune persone, alle quali consigliamo di non ascoltarci. Ogni riferimento a cose o persone reali è puramente casuale e del tutto in tono scherzoso. E non diffamante. Noi siamo lo Zoo di 105, gente normale, un gruppo di colori dalla mente geniale. Siamo lo Zoo di 105, gente animale, niente più eccitante dello show che non piace. Il programma che non piace. Dai, leva sto scemo, dai, dai, basta, dai, dai. Via, via. No, sto scherzando che poi si arrabbia. Eri già pronto. Minchia. No, scusa, prima di tornare a parlare di Squid Game, sono arrivati un sacco di messaggi. Finalmente a metà puntata siamo riusciti a aprire sto robo degli SMS. Qua non funziona ma mai. Ma sono un i poteri forti. Che... No, stavamo parlando di questa crociera che credo sia una delle più lunghe del mondo, in assoluto, perché dura 274 notti. Che rompimento di palle! Parte da Miami, visita 65 paesi e 150 destinazioni. Sì, ma sono milionari. Ma non è vero, costa 60.000 euro. Ma non stai. Sono tanti, eh? Non è tantissimo se ci pensi. 60.000 euro stai 9 mesi a bordo di una nave all inclusive. Ma guarda, conosco un sacco di gente che può spendere 60.000 euro 6 mesi per stare in giro. 9 mesi. Forse un pensionato che ha tanti soldi via. Scusami, hai da mangiare gratis, da bere gratis. No, gratis per 60.000 euro. Sì, no, nel senso incluso nel prezzo, però sei in giro 9 mesi. Ma guarda che è conveniente rispetto a quanto ti costa magari una settimana, tipo 1.000 euro una settimana. Sono 50 settimane, voglio dire. Cazzo, guarda che io non ce la farei mai. Poi Alise mi ha raccontato della sua esperienza. Perché suonava il pianoforte sulle navi! Madonna! Ragazzi. E per di più uno pensa, cazzo, quanto hai fatto? Un anno? 300 giorni. Sì. 300 giorni su una nave prendeva 100.000 lire al giorno. Al giorno nel 1996, che erano soldi comunque. Cazzo! Spendevo solo di sigarette che compravo in Marocco. E gli ho detto, chissà quanto hai chiavato. No, mi fa una sola che tra l'altro aveva il pelo sulla schiena. Sta striscia di pelo nero. Una puzzola al contrario. Oh, era bellissima, però c'era sta striscia di pelo nero. Che poi quando l'ho scoperto che. Il suo zio era il capo barman, come ha saputo come la pinzavo, l'ha fatta sbarcare. Porca miseria. Vedi, mi è rimasto questo marinaio napoletano che saluto. Ciao Luca. Lo sei fatto? Sulle navi 100 giorni. Allora dicono che sulle navi non c'è sessualità. Ma che cazzo dici? Cioè, come gli angeli. Non ho mai fatto una crociera, mi dicono. Non la fare. Ma in tanti mi dicono che è un'esperienza bellissima, altri dicono bellissima, che è bellissima. Io l'ho fatta. Allora, Grimaldi e Costa sono sponsor della radio? Sì. Delle cose meravigliose le crociere. Io tornerai adesso a suonare. Ma il tuo parere lo puoi dire. Io l'ho fatto, me l'hanno offerta, è stato bellissimo. Ma quanto hai fatto però? Quanti giorni? Chi l'ha offerta? Scusa. MSC. Quanti giorni? Una settimana. Sei sempre sulla nave partito, o scendevi? No, sono sceso, sono partito da Venezia, sono arrivato a Santorini, Mykonos, Croazia e poi sono tornato a casa. Ma perché dici una rottura di cazzo? Scusa. Bellissimo. No, allora, una settimana ci sta, ragazzi, però non più di una settimana, perché dopo un po' ti viene proprio la sensazione di essere in un carcere. Allora, si dice che i primi 6-9 mesi di un rapporto sono i più belli, no? Perché inizi a conoscerti. Io vengo prima. È il momento in cui ti innamori di più. Pensa, trovi una figa che ti piace, vi fidanzate. Parti, ti fai 9 mesi sulla nave. Se non va la bene. La seconda settimana l'hai già buttata a mare. Esatto, è la soluzione. Quando sei in mezzo all'oceano. Gli altri 8 mesi che dividi la stanza. E qua torniamo al discorso di Squid Game. No, perché qualcuno ha scritto: sono arrivati 1000 messaggi. Però uno ha scritto: però, ragazzi, Squid Game non parla solo di uccisioni.
parla del degrado umano, e della differenza di condizioni. A te l'ho letto, non in onda. No, l'ho letto in onda. Non l'ho letto no, in non onda. L'ha letto in onda. Non eravamo in no. onda. No, della differenza di condizioni sociali tra tante cose. La seconda puntata, quando loro ritornano nel gioco spontaneamente, cioè dopo che scoprono le regole, è un pugno allo stomaco per la crudezza, esatto. E non ci sono morti. Cioè, dice comunque. È un attacco frontale, ad esempio, a fenomeni del nostro secolo come la ludopatia. Perché sì. Molti lì dentro sono ludopatici. Quindi non c'è, la violenza è uno degli elementi. Però c'è tanta riflessione, esattamente come il film coreano The Parasite, che ha vinto l'Oscar, e ti invita a riflettere su questa società che è assentissima. Sì, però a 50 anni. A 50 no, anni. A 6, non è, a 6 capisci. Vabbè, ma altro. Scusa, ma se sei un genitore di merda, rimani un genitore di merda. C'entra. Se tu fai. Ci sono i blocchi per i bambini, non lo fai vedere a un bambino di 5 anni, se no sei un coglione. Come i genitori che fanno i figli, poi non hanno voglia di prendersene cura, gli mettono in mano l'iPhone. Poi quelli vanno a vedere la merda su internet e dici: ah, è colpa di internet. No, la colpa è tua che metti in mano un iPad. Dagli un Kawasaki 1000 senza targa e vedi che tuo figlio sta più fuori casa. E vedi, cioè alla fine. Ma eravamo piccoli noi. La responsabilità è dei genitori, finché non diventano maggiorenni e poi vanno a farsi i cazzi loro. Poi se diventano criminali da lì in poi, comunque è sempre colpa tua. E comunque, cioè, io che ero bulletto a scuola. Ma chi? E non c'era Squid Game. Anche i ragazzini che sono bulli oggi bullizzano con Squid Game, ma non hanno iniziato oggi. Ieri li bullizzavano con un'altra roba. Ma sì, con Breaking Bad, con il cazzo che vuoi, ma non è che hanno cominciato a bullizzare i compagni. L'essere umano è merda. Squid Game. L'essere umano è merda di natura, ricordiamolo, è merda, certo. Fa schifo lo di natura. Lo bullizzavano lo stesso il compagno di classe. Parlavamo stamattina del fatto che ci sono persone che torturano tipo gli animali, no? Avevamo l'Izak che stava dormendo, lei mi fa: "Madonna, quanto è dolce, come fai a far male gli animali?". Ma evidentemente ci sono persone a cui manca un pezzo, gli manca proprio, sono dei malati mentali, perché far male a una bestiolina innocente ti fa di te un sacco di merda, non è che, e lì non è questione di educazione. Però tu quando c'hai un figlio non è che lo tieni chiuso in casa, non gli fai vedere niente, cioè i ragazzini vanno a scuola, si confrontano, cioè tu puoi essere il genitore migliore del mondo, ma questo non ti salva dall'avere magari un figlio che può fare anche una cazzata, anche violenta. Fa una cazzata violenta, si piglia una tirata d'orecchio e glielo spieghi, sbagliano i ragazzi, bisogna mettere in conto che i ragazzi sbagliano. Sono d'accordo. Non è che noi non dobbiamo mettere i figli al riparo dagli errori, noi dobbiamo correggere gli errori quando sbagliano. Bravo, fa, questa era bella. Dobbiamo lasciarli liberi di sbagliare e esserci nel bene e nel male. Allora gli compro la pistola a mio nipote. Ma no, bravo. Desidera da una vita. Alec Baldwin ne vende una. Spara malino, però, quella di Alec Baldwin. Scusa, poi se ammazza qualcuno gli tirano le orecchie. No, non è così. Scusa, devi lasciarlo sbagliare. Le basi, purtroppo, però, lo vedi attraverso gli scherzi telefonici che facciamo noi, no? Noi chiamiamo in giro per l'Italia, ogni tanto ti risponde della gente che probabilmente ha meno 0,2 di quoziente intellettivo. Quelli lì, se fanno figli, come pensi che li educhino? Bene? No! Cresceranno. Li lasciano col branco a pascolare. Ne ho col telefono, qua ne ho uno. Allora, lui cosa ha visto? Breaking Bad, cosa ha visto? L'uomo tigre. Però ci sono un sacco di. Scrivono gli ascoltatori, io non l'ho visto. Tanti riferimenti alla pandemia, comunque, in Squid Game. Certo, tante robe, tipo la frase di Squid Game che prende per il culo la pandemia: a cosa ci servirebbe un medico in squadra? Ci fa un'iniezione se ci viene il raffreddore? E dice: sottilissima, l'avete colta. No, io sì, loro no, perché sono tutti ciechi e sordi in questo programma, certo, ve lo dico. Come ormai... la maggior parte del mondo. Sì, va bene. Siamo tutti pazzi. Sai cos'è bello? Che esiste il tempo. Il tempo darà ragione o a te o a me. O alla macchia che hai sul volto. Sì, il tempo. Quella macchia impercettibile nella cornea che si sta espandendo. Sì. Mi fai una cortesia? Mi porti tuo nipote stasera? Mio nipote, cosa? Voglio educarlo io. Ah, anche pederasta. Hai fame? Però, complimenti. No, lo voglio educare io. Da quando hai dato i voti? No, lo voglio educare, coglione. Pederasta. Pederasta è una roba brutta. È brutto. È anni 80, è brutta proprio. Infatti, devo dire a tuo padre di smetterla di scriverlo sulla macchina. In che senso? Lui non c'è mica pederasta a bordo. È la fi. La fi sta per quello, no? Scusa, però questo faceva ridere. Pederasta. Io ridere.
Poi la roba da ventennio. Il vecchio vicino con la barba che si fa i ragazzini. Non si usa più da pedalasta. Proprio da Pasolini. Da Socrate. Ascolta, se mi fai fare l'adesivo, vado fin là e glielo attacco sulla macchina. Col triangolo. Sì. Attenzione, pederasta. Però ha disegnato carino, capito? Lui col bambino vicino. E gli dà la mano, che sta stilizzato. Oddio, che ridere. Sei un coglione. Che cinismo. Ah, abbiamo un deficiente al telefono. Dai, giochiamo. Oh, giochiamo. Cazzo, è vero. C'è lo squid. Che... Madonna. Ma chi ti assedere inizia il gioco dei joke strozzate. A noi ci piace così. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. Questa è l'offesa più bella che abbia mai ricevuto. La scienza ti dà da mangiare. Ma chi? La scienza mi dà da mangiare. Senza la scienza non potessi trasmettere in radio, ad esempio. Ah, certo. No, lì è grazie a Marconi, punto. Non è la scienza. Perché era un pizzaiolo. No, capì? Era un ingegnere, Marconi. Come si chiama? Per il signor Neumann sarà stato. Marconi era un ingegnere, comunque. Capito, ma il signor Neumann. Non è uno scienziato. L'ingegnere è uno scienziato. Non è? No, l'ingegnere, lo scienziato. Scienziato. Studia delle materie scientifiche. Ho capito, ma allora tutti siamo scienziati. La statica. Io ho inventato un modo nuovo di fare la radio, è scienza allora. No, perché sì, non perché c'è, una formula, c'è una quale? Formula, ma non la dirò mai come la. Ah, è come la, è la formula segreta della Coca-Cola, scusa. E invece sentiamo un coglione conclamato. Edoardo? Madonna. Eccomi. Scusa, eccomi, Edoardo, grande. Scusa un secondo. Allora, esistono, a parte la forfora che è sulle spalle, che non è forfora, è il bacchettino. Ma la puzza di ascelle, no. Io nonostante abbia perso l'olfatto, la sento. C'è una roba. Lo senti l'odore di... Non parlo dei colleghi. Come parli dei colleghi? Puoi aprire il vasetto di tartufo? Che almeno non sento. Allora, è il vasetto aperto. No, era lui. Sei tu che hai aperto il tartufo. No, non sotto hai le tue. Edoardo, cosa fai nella bellissima Alessandria? Sono personal trainer e preparatore atletico. Ti metto le mani addosso. Senti, ma c'è un modo per buttare giù la pancia? Cioè, io le ho provate tutte, ma non c'è un cazzo da fare. È un casino. Tocca mangiare meno e allenarti, purtroppo. Ah, sì, e senti, ma le radiazioni? le ho provate, ma non funzionano. Senti, ma quindi tu vai anche a casa delle persone a fare, diciamo... I massaggi? No, i massaggi. A fare da personal, giusto? Sì, è capitato, sì. Non ti è mai capitato di una bella stangona, di una bella milfona che ha cercato di aggrapparsi la tua asta per fare mai una volta sempre solo uomini, sempre succhiato. Solo mia moglie ci casca in ste robe, incredibile, una roba. Ma a casa degli stagioni magari arrivava la moglie anche buona, però cosa fai, c'è il figlio, c'è lui, è un casino. Quindi tu sei omosessuale? No, ma zero. Tu hai detto magari arrivava la moglie, quindi vuol dire che eri lì col marito. No, nel senso arrivava, però non puoi fare niente. Vabbè, fatemi parlare con sto magro di me. Attenzione, giochiamo allo squiz. Concentrati, ti passo il fantastico conduttore di questo appuntamento. Vai. Ciao. Vai. Prepotenza! Alessandro, tu ficchi a delfino! Alessandro, sono Edoardo! Allora basta, andiamo via! Come si chiama? Edoardo, è scritto grosso così. Posso parlare con uno che si chiama Alessandro? Non c'è. Magari nessuno. Non mi può rispondere, ma non sei. Ho cambiato nome. Comunque, pezzo di merda, non mi devi rispondere mai alla radio. Cioè, vuoi che ti vada a cercare un Alessandro in radio? Edoardo, tu ficchi a delfino? Tu? Niente. Attenzione, prima domanda. Quale tecnologia è destinata a cambiare il mondo? A. I vibratori a fibra ottica. Perché? B. Gli asini robot. C. La bamba laser. Non esiste. Velox battistrada su fumagazzi.it. La risposta C. Bravissimo! Ricordati che c'è una regola che dice che se puoi pensarlo potrà esistere. È vero?
Altra domanda: bene, quale di questi personaggi dei fumetti è stato per un breve periodo l'antagonista di Paperinik, famoso personaggio dei manga? No, che manga? A, Disney. Cagnone Calvone. Non c'era. B, Mucchina Depravatona. No. C, Topo Cazzimma. Forse me lo ricordo. Marco Mattoli Masterclass.com. Secondo me è la B. La B? Topo Cazzimma era, mi spiace. Miseria. Perché sei magro, mi dai fastidio. Anche tu sei magro comunque, Paolo. Attenzione, dico. Guarda che comunque lui ha il polso piccolo. No, ma è magro, lui rispetto a te è magro. Cioè, il grassone del programma sei tu. Io sono panzone, non grassone. No, sei grassone. Lui è grasso. Continuiamo perché mi sto crogiolando in questo momento. Vale. Prego. Prego, ragazzo magro. Di cosa prego non si può fare a meno. Di cosa non può fare a me? Scusa, mi hai distratto. Scusa. Mi hai conquistato. È diventato grasso. Di cosa grasso non può fare a meno un essere umano per più di 12 minuti? Vabbè. A, acqua. B, ossigeno. C, Instagram. Lambrutto e Balorda su Enoteca Zoo. La risposta è la C. Esatto. Bravo, Nero. Questa è una amara verità. Ultima domanda, ultima domanda, dai, dai, ultima domanda. Quale di questi giocattoli è stato nominato best seller alla fiera del giocattolo in Norimberga nel 2009? Ma non esiste. Tristemente nota per le Olimpiadi. C'era. Ah, Ramazzotti robot? Te ne fai? Non lo so. Bellissimo. Gira e canta per la composto stagio da 5 Ramazzotti colorati. Di Agatha, la bambola col ciclo irregolare. Ah, quindi se la cambi per tempo ti sporca tutta ci la casa. Ci giochi 5 giorni. C, Lego City bastone. Scusa, è un bastone. Riprovo con Velox Battistrada dei fratelli Fumagazzi su fumagazzi.it. La risposta è la C. La Lego. C ed è giusto! Allora ti mandiamo a casa il protagonista di Squid Game che ti piglia ammazzate per i prossimi 2-3 anni. Ovviamente che indosserà la maglietta però XXL dello Zoo di 105. Ti mandiamo. Poi ti mandiamo, una scarpa di quelle proprio vecchie di Fabio Alisei che neanche lui le indossa. Una sola. E l'altra si è consumata al piede. Molto belle, sì, molto belle, molto belle. E ti mandiamo anche a fare in culo, pensa che bello, eh? Bene, no, niente di meglio. Buona giornata, caro. Ciao, grazie. Ciao, Flauto. Come si chiamava? Non lo so, voglio dimenticarlo. Allora, ha ragione Fabio, siamo cresciuti con Kenny il guerriero e non siamo andati in giro a uccidere le persone. Però. Almeno non tutti. Però. Le dita nelle costole le abbiamo infilate. Però. Allora, aspetta, imbecille, si dice pedofilo pederasta. Ah, pederasta è un frocio. Ma no, non è vero, no. Pederasta no. Pederasta era. È uno che ama lo spaidos, cioè i fanciulli. Quindi pederasta vuol dire che uno che ama i fanciulli. Sai che non lo so, però si dava del pederasta a quelli che erano frufru una volta, giusto? Ah, no, allora, sono gli anziani che si fanno i ragazzini. Sei sicuro? I pederasti. No? Cerchi la definizione di pederasta, per favore. Sì, anche Fuccioli, se possiamo anche non sottolinearla. Vuoi fare l'adesivo da mettere sulla macchina di mio padre? Per sfottere tuo padre, così sente i dettagli. Mamma mia, oh, che antipatico che sei. Se non avessi offeso tuo padre. Sento che si è offeso. Sì, sì. Era brutta questa. Vediamo. Lo chiamiamo. Vediamo un attimo. Cioè, meglio dirgli nano del cazzo. Vediamo. Beh, ma nano si vede. Stai comunque. Col termine pederastia, dal greco antico, ragazzo, fanciullo, si indica una relazione spesso anche di tipo erotico-sessuale stabilita tra una persona adulta e un adolescente che avviene al di fuori dell'ambito familiare. E non specifica maschio o femmina, il giusto? Il suo significato è distinto da quello di pedofilia, anche se la legge generalmente persegue ogni atto sessuale compiuto con una persona sotto l'età del consenso che varia da paese. Quindi, a paese. Caro ascoltatore 333-7444 eccetera eccetera, sei un coglione, lo vedi? Non sai un cazzo. Quindi invece di buttare via i soldi mandando un SMS in un MMM, potevi spendere per comprarti una caramella drogata e divertirti tutto il pomeriggio. Oppure coglione. Per cercare un pederasta. Coglione, esatto, sei un coglione. No, però è brutto quello che gli hai detto a tuo padre. Rimango su vichingo coglione. No. Però non è tanto vichingo. Però già gli hai dato il pederasta. Sì, dai. Scemo? No, no, guarda che mio padre è molto colto, No, infatti, sai, è pesante che è diverso. Pesante. E poi picchia anche. Marco, questa cosa. Ma no. Mio padre ti scanna. Marco. Ascolta, fidati. Marco. È una candela, Marco. Marco. Tu hai presente i miei polsi? Ma Marco. Ma chi li ho presi? Marco, io l'ho visto tuo padre. È un foglio di carta coi capelli. Di cosa sto parlando? Guarda, mio padre ha vinto Mister Italia. Ma negli anni in cui si girava in carrozza. Ma non Mister Italia bellezza, Mister Italia bodybuilding. E quindi?
c'ha un fisico. Tuo padre ti apre in due. Marco, no! Ti apre in due, mangia tutto quello che c'è dentro, ti richiude e tu sei ancora vivo. Marco, no! Non accade! Ha disegnato Tchaikovsky tuo padre, Marco. Tuo padre è un pianoforte verticale. Deve stare sotto un albero di Natale. Fossi in testa, vai comunque dalla mia in questo caso. Perché come va, va, le buschi, lo sai. Sai. Ma da chi? Ma da tutti, dai, sei. Ah, ho capito, hai preso le guardie del corpo. Cazzo, ma dimmi. Oh, ma non sapevo di essere d'accordo in onda con due picchiatori. No, ho capito, ma non mi faccio. Non mi faccio neanche minacciare da tuo padre. Da tuo padre, dai. Scusa, sei tu che gli dai del pederasta, dai il vichingo coglione, questo viene qua ti dà due sbagli. Vabbè, perché tu devi buttare. Ti rimandano la vulva marcia di tua madre. Armata. Cosa? La madre almeno la pistola. Sì, ma tua mamma è una buontempona. Tuo padre è un buontempone invece. No. Tuo padre è Siux, lo chiamano sgabello pallido. Aspetta che devo mandare un messaggio a tuo padre, aspetta. Ah, come tua madre, succhi! Di frutta, di frutta, perché la mamma di Marco fa le pesche sciroppate. Aspetta, aspettalo un attimo. Però lui. Lui. No! No! Chi sei di nuovo? Aggrimbolato! Ma perché sgombi? No, perché. Ma cos'hai? Hai attivato l'ABS? Freni inibitori. Possiamo risentire un attimo la frenata? Mi sto abituando alla TV. Perché ne stava dicendo una di una cattiveria. Sì, troppo. Titanica. Troppo. Marconi non era un ingegnere, ma fu inventore autodidatta. Vedi, non c'entra un cazzo con la tua pensa scienza. Pensa se si fosse fatto i cazzi suoi. Pensa tu oggi non mangiavi. Pensa se inventava il metadone. Scusa, perché? Magari un altro inventava un tubo che urlavi forte e sentivano tutti. Ma nessuno aveva. No, non è possibile. Cioè, potevo fare un altro lavoro, per forza questo. Certo. Capito? Fabio le prende anche dalla sua ombra, vedi? Lo questi sono quelli che scappano più veloci. Sì. Certo. Questi sono quelli che arrivano davanti al portone e fai. Via. Ma che cazzo? Allora, aspetta, no, aspetta. 3, 4, 7. No, questi sono quelli di scherzavo. No, scherzavo. Ma va, sì. Ce l'abbiamo. Un attimo solo, risentiamo l'ABS di Paolo Noyes. Vai. Però lui. Stavo frenando col Fantic. Tu potresti essere uno dei protagonisti di una telenovela di grandissimo successo. Si chiama Rimpianti. Oggi c'è un problema grosso col figlio Gianluigi, quello che ama la bella vita. Scapestrato. Esatto. Sentiamo. Lo Zobi 105 presenta. Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà. Rimpianti. Nelle precedenti puntate di Rimpianti, il cavalier Calloni, noto industriale dei calzini, e la moglie Maria Dolosa iniziano a sospettare che il loro figlio Gianluigi sia leggermente stupido. Aia! Stronzi! Stronzi! Gianluigi, perché piangi? Papà, mamma, stronzi! Piango perché ho preso 8 alla verifica di matematica! Ah, stronzi! Ma Gianluigi, 8 è un voto molto, molto buono! Ah, davvero? Meno male, perché io non li so i numeri! Ah, stronzi! Per questo quando c'è le verifiche copi i numeri sul foglio del compagno, stronzo anche lui! Vado io, rispondo io! Chi è? Sì, stronzo! Galloni! Ecco. Sono il bastino! Ho lettera per lei, mi manda Maria! Ah, grazie, la spedisca, stronzo! Che sembra il Gabibbo! Maria Dolosa, comincio a nutrire il sospetto che nostro figlio sia leggermente stupido. Vai, sono stupido! Aspetta un secondo, però stupida più o meno di 8. Stronzo. Cosa? Sempre più preoccupati per il figlio, i coniugi Calloni decidono di andare al ricevimento dal preside della scuola del bambino stupido. Buongiorno, coniugi Calloni. Sono Giovanni Bidallo, il preside della scuola. Scusi, ma lei ha la stessa voce del bostino, vero? Mio fratello gemello.
Vengo subito al punto, signor preside. Sì, bravo, che dentro il costume fa caldo. Ah, perché lei... Sì, sotto il vestito da preside c'ho il costume che poi vado in piscina. Io e... Porco. No, scusi, mi sembrava avesse bestemmiato. No. Mi piace finirle. Io e mia moglie... Cominciamo a sospettare che Gianluigi sia un po' stupido. Ma cosa mi dice? Ma Galoni, ma sta scherzando? Ma vostro figlio non è stupido. Oh, grazie al cielo. È un coglione totale. Ezio, non c'è Ezio. No, è peccato. Un imbecille della peggior specie, del cielo barrato senza speranza, è un citrullo, un besugo, mente catondemente, un deficiente coglione stronzo, sacco di merda, se ce n'è stato uno di una fila di stronzi da quasi buona. Mi scusi, signor preside, ma non le pare di esagerare? Ma sta scherzando veramente? Allora non lo conosce, quel besugo. Ti può guardare, Gianluigi, vieni qui un attimo. Qui dove, stronzo? Appunto, qua vicino a me. Vieni, vieni. Eccomi qua. Cosa vuole il signor preside, stronzo? Allora, questo qua sopra, ecco, è il dizionario Gianluigi. Bello, hanno fatto anche il libro? Ecco. Mi faresti il favore di cercare la parola idiota dentro questo dizionario? E come cazzo faccio? Ci sono almeno 8 pagine qua dentro. Ci metterò una vita, stronzo. 8 pagine. Ma Gianluigi, non lo sai che nel dizionario le parole sono in ordine alfabetico? Davvero, sono tutti di colore diverso, fico. Visto? Basta, la smetta. Abbiamo capito. Vabbè. Nostro figlio è un demente. E quindi, cosa facciamo? C'è una soluzione? Forse per me la negherei. Come si può fare? C'è anche un altro rimedio, è un bellino rischioso. Però ho letto sulla rivista di un uomo molto stupido che è diventato un genio se ci dai un colpo in testa, vabbè, col martellone. Posso ficcarlo la mattina nell'occhio? Voglio vedere cosa c'è dentro. Così, appena rientrati a casa, i calloni decidono di dare un colpo in testa a Gianluigi, con la speranza di farlo diventare più intelligente. Ma non funziona così. Gianluigi, vieni un secondo in salotto, per favore. Eccomi, stronzo. Che cazzo vuoi? Perché hai un martello da baseball? Minchia, che botta! No. Sicuro che non l'hai ammassato? Oh, oh, oh! Veloce, Gianluigi, rispondi! Quanto fa 4 più 4? 8. Oh. Ha funzionato! Madonna! Ha funzionato! Ha funzionato! 8. Aia. 8. Aia. 8. No. 8. 8. Luigi. 8. 8. Oh merda, non mi sa che è peggiorato. 8. 8. Ma non ci credo, quel porco di 8. 8. 8. 8. Scusa Gianluigi, quanti erano i nani di Biancaneve? 8. Quasi. 8. 8. 8. 8. Quasi. 8. A che ora si cena, ragazzi? 8. Benissimo, mi faccio trovare lì. 8. Cosa mi stendo qua sul tavolo? Un pip? 8. Visto? 8. Come andrà a iniziare? Scoprilo nelle precedenti puntate di Rimpianto. 8. Cosa c'è nel frigo? Fammi vedere. Oh, c'è del prosciutto. 8. 8. Funziona, eh? Madonna mia. Senti, Marco, ma dove l'hai trovata la base di Batman anni 80? Ma non è quella. Ma, cioè, allora, ma non mi immagino. Ma non c'ho i miei hard disk, c'ho quella roba lì e uso quello che c'ho, ragazzi. Ma non era questa la base. Comunque, la Puccioni ci ha stampato le branche della scienza. Sono quante pagine? Una. Parecchie. Due. Otto. Questo per il. Otto. Saranno 20 pagine circa. Allora.
Allora, voi ditemi, voi che rispondete sempre: io credo nella scienza. A quale? A quale? Perché sono tante. Allora, astronomia, astrofisica, astrometria, poi c'è astronomia extragalattica, poi c'è cosmologia, pianetologia, radioastronomia, che non c'entra con la radio, la nostra, chimica computazionale, poi chimica docimastica, che non so che cazzo sia. Beh, va avanti per ore. Tu dimmi, non riusciamo a metterci d'accordo tra bergamaschi e bresciani, e voi pensate che siano riusciti a mettere d'accordo tutte queste teste di cazzo? Dai. Sì, perché loro sono scienziati, non bergamaschi e bresciani. Ah, certo. Possiamo bruciarti su una pira? A me? Sì. Allora, mio padre... Io eretico strega. Mio padre mi ha risposto che sta arrivando qua a cavallo, se lo aspetti un paio di giorni ti spacca il culo. Che perseveranza. Vabbè, oh, senti, lui... No, ma io gli voglio bene a Claudio. No, ma guarda. Si vede che organizzi una cena con Claudio. Ma io fossi in te, evita. Voglio di proprio prenderlo per il collo, per il scemo. Dai, a giocare a Squid Game. Allora, mio padre c'ha il cavallo, ti fa una torta speciale se vuoi. Sì. Fa mangiare la merda alla gente. Sì. Brutta persona. Lui. Lui, eh. Che roba. Tu hai qualcosa da aggiungere? Io vorrei giocarci 1, 2, 3, Claudio. E via lo schiaffo. 1, 2, 3, Claudio. Via lo schiaffo. Vabbè. Questo è più brutto di quello che ho detto io. Lo chiamiamo in diretta dopo? Dai, va bene, perfetto. Preparatevi, sì, su cazzi vostri. Il programma più ascoltato in Italia si ferma per qualche minuto. Chi cambia canale verrà bannato da tutti i socials. Vado avanti. Grazie. Con le linee. Meccanica analitica, meccanica quantistica, reologia, meccanica statistica, geometria solida, geometria superiore. Tweet. Only for you. It's a 105. Only for you. Ah, che fatica, oh, mamma mia. Questo è veramente un periodo brutto proprio per l'essere umano in generale. Io sto da Dio. Tu sei un coglione, ma è normale. Però noi prima stavamo discutendo del fatto che la bellezza della scienza è che continua a mettersi in dubbio, in discussione, no? E questa è la cosa bella della scienza, è così che si progredisce. Se uno non si pone domande e si limita a fare o a credere quello che ti viene detto da determinate persone, non ci si pongono domande, rimani fermo lì. Sì, ma se le domande sono: ma il blu è fatto di farfalle? Perché non è fatto di farfalle? Hai visto? È così. E questi sono due scienziati che discutono finché trovano una risposta. Finché non li liberano da quell'ospedale. Esatto. Sì. Esatto. La bocetta di coppia. Se io ragionassi come vogliono tutti che si ragioni, lo zoo non sarebbe mai diventato quello che è oggi. Noi che siamo scienziati. Sì, noi siamo scienziati. Sì, abbiamo messo in dubbio le regole della radiofonia e le abbiamo cambiate, e alla fine avevamo ragione siamo noi. Siamo tanto così dal Nobel. Alla fine ci hanno copiato tutti. Ma com'è che premiano sempre gli altri? Vabbè, ma perché prima o poi dobbiamo morire, Paolo, per diventare no, famoso. Non è allora sì, io ho sentito sì. Al TG5 che ci hanno inventato Pio e Amedeo. Sì. Adesso l'ultima teoria scientifica che noi siamo stati inventati da Pio e Amedeo. Come a scuola in America, quando io andavo a scuola da ragazzino, mi volevano far credere che l'America era stata scoperta dai vichinghi. E io dicevo: scusa un attimo, allora Cristoforo Colombo chi cazzo è? No, ma era uno che navigava così, poi lui in realtà ha scoperto le Indie. No, dico, comunque. Allora, sotto un certo punto di vista. Ma i vichinghi saranno passati, ma non ci sono prove, però. Ci sono arrivati prima. Sì. Sì. Però non ha scoperto l'America, l'America si chiama America per Amerigo Vespucci. No, che loro ci sono passati ma non sapevano che era un altro continente. Siccome non c'era un autogrill, torniamo indietro. Ha tirato dritto, mentre pare che Colombo si sia fatto di quelle chiavate a Cuba. Ma lui non scopava tanto. Ci sono dei racconti. Ma fatelo dire una persona che se ne intende. No. Dai, cioè, ragazzi. Tanto mio padre adesso, attenzione. Abbiamo il filtro della siga con noi. Pronto? Papà, sono io, sono in diretta. Ehi, mi raccomando. Ciao. Sì. Ascolta, papà. Fagiolino, chiamalo Fagiolino. Ascolta, papà, ci sono questi due deficienti al mio fianco, Paolo e Fabio. Ciao Claudio. Che adesso fanno i carini, ma prima, a parte Paolo che ti ha un po' offeso in onda dandoti dei ho sentito. Visto? Però lui ha dato della puttana a mia madre. Vabbè, la tua mamma lo è, mio padre no. Hai visto, Claudio? Secondo te ha fatto bene la difesa. Allora, loro asserivano che se tu dovessi venire qua, ti picchierebbero in due secondi. Ho detto: guarda, che mio padre mena come un fan. Tu mi hai detto: adesso viene tu, mio padre ti apre in due, mangia all'interno e ti chiude. Ma è vero, mio padre, a parte che è armatissimo. Claudio, dillo che ti posso accarezzare al massimo. Papà. Ragazzi, ma ascoltate un po', siete simpaticissimi, bravi,
Ma non tirate in ballo i parenti. Bravo, Dino. Ma cominciato, allora, Claudio, glielo dico sempre, ma, tutti i giorni dico: ma basta con sta roba dei papà. Che schifo! Fate stare Claudio. Mamma mia. Ma cominciato tuo figlio, rimproveralo. Testimone la chicca, vero chicca? Sì, ho ragione. Hai sentito? Senti, passi, come sono due coglioni. Ma io voglio bene a tuo padre. Ma non è vero, l'hai insultato. Che cazzo dici? Io non lo picchierei mai. Sei tu che insulti mia madre, cosa vuoi? Ma tua mamma è insultabile, lo vuoi capire? Vedi, Claudio, di qualcosa a fagiolino. Cosa vuoi che dica? Invece parliamo di storia, visto che sei uno molto preparato. Gli americani, ti ricordi che a scuola mi volevano far credere che fossero stati i vichinghi a scoprire l'America? Ma è una balla che tirano fuori loro. Perché? Ma perché non erano in condizioni di navigare fino lì. Avevano le Drakkar, quelle famose navi loro, che poi erano dei barconi. Ma non avrebbero retto l'oceano, la teoria, Claudio, è quella che poi tanto teoria non è, che avessero finito le siga, che c'è stato un momento siccome faceva particolarmente freddo che dalla parte della Groenlandia i continenti fossero uniti da una coltre di ghiaccio abbastanza spessa per passarci a piedi. Che miseria, ragazzi, che senti che cultura qua, qui ti ho spento. Senti, scusa, Claudio, ti faccio io un'altra domanda. Allora, ma dal momento che quando sono arrivati Colombo e compagnia bella, la cultura, c'era già qualcuno in America. È sbagliato parlare di scoperta. Perché io scopro una cosa dove non c'è nessuno. Scopro. Ragazzi, se già c'era qualcuno. Se andiamo a guardare, adesso stanno facendo un casino con Cristoforo Colombo. Ma chi ha fatto fuori gli indiani era il generale lì. Soliti coreani di merda! No, i pelle rosse, i nativi, diciamo, che poi li chiamiamo indiani ed è improprio come nome. Ma non li ha mica fatto fuori Colombo. Colombo è vero, lui ha pensato lui li ha scopati, secondo me. No, poi Colombo è arrivato a Cuba, non è neanche arrivato negli Stati Uniti, è stato Amerigo Vespucci, Comunque, che è arrivato in America. Alla fine chi ha scoperto l'America è Amerigo Vespucci, per questo si chiama America. Esatto. Comunque, quando hai tempo, se hai voglia, prendi il cavallo, vieni qua e picchia Paolo, per favore. Va bene, mi fai questa cortesia. No, io vorrei veramente venire a vedere le opere d'arte, perché sono veramente bravo. Quando volete mi fa piacere. Voglio mangiare, ma senza Marco, naturalmente. Vogliamo goderci tuo padre. Come senza Marco? Ti sta leccando il culo perché ha paura dei polsi grossi. No, io ho un grande rispetto di tuo padre. Tu non di mia madre, però. Ma non è vero. No, adesso a parte tutto, sapete cosa c'è? Che poi c'è gente che sente, dice: ma tu ti fai offendere, ma noi scherziamo. Voi la vedete così, però la gente in giro. Allora facciamo così, no? Chiedi padre si è risentito, Marco. Ce l'ha con te perché lo tiri sempre in mezzo. Chiedi scusa a mio padre, io dopo chiamo tua mamma e le chiedo scusa, promesso. Dai. No. Cosa no? Sei pazzo. Perché? Lascia stare lì tranquillo. Lascia stare. Allora chiedi scusa a mio padre, io chiedo scusa a tua mamma. Ma io ho chiesto scusa a tuo padre. Ma non tirate in ballo i genitori. Bravo, Claudio, glielo dico di continuo. È sbagliata la frase, Claudio. Devi ma dire. Ci sono tanti politici da prendere per il culo. Un giorno, Patti, facciamo un'intervista vera. Così ci racconti il tuo punto di vista sulla politica in Italia, va bene? No, mi arrestano. mi danno l'ergastolo. Mio padre è comunistissimo, lo sai. Proprio. Claudio, vorremmo passare un'altra mezz'ora ad annoiarci, ma purtroppo dobbiamo andare avanti. Ciao, pa, grazie. Ciao, belli. Ciao. Droga. Non è vero. Ciao. Sono quelle frasi. Ah, mi sono rotto un braccio. Sono quelle frasi che poi rimangono nella testa e poi li rivedi dopo mesi. Sì. Ma è vero che ti droghi? No. Ma ho sentito che Paolo se la gente ascolta la radio. Ah, il braccio! Basta che è tardi. A proposito di droga, c'è uno che è convinto di aver sconfitto il Covid con la bamba. Sentiamolo, vai, senti. Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba. Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito. Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura. Una grande botta. Pronto? Minchia, baffo. Sono a casa. Pronto? Col Covid. Pronto? Col Covid-19.
forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato. Pronto? Ho fatto una botta di bamba. Dai mona di tuo mare. Capito. Pronto? Minchia baffo, sono a casa col Covid. Anch'io sono a casa col Covid. Col Covid-19 e praticamente l'ho curato. Ma che cazzo è Mario? Capito. No, c'è il numero, ma che cazzo. Perché? Pronto? Minchia baffo, sono a casa col Covid. Col Covid-19 e la fangula. Non ti chiusi oggi, eh? Sei pronto? Pronto? Minchia baffo. Sì, eh? Sono a casa col Covid. Col Covid-19. Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato. Ma ascolti, con chi vuole parlare lei? Chi è? Santino. Non sono... ho sbagliato numero. Io non ho fatto non i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito. Ascolti, ma con chi vuol parlare lei? Bello. Il Covid-19? Bello. Ecco, non sono io, però qui non sono sbagliato numero, non sono io. No. Non so di che cosa stia parlando. Bello. L'ho curato. Bello. L'ho curato. Non sono io, ascolti. Non sono io, ho sbagliato numero. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Ah? Mi chiami passato subito. Con un grande prodotto di Pablo Escobar. Perché continua a chiamarmi? Un big bang, diciamo. Molto bello, molto bello. Adesso, Wender attaccherà uno dei suoi peggior nemici, Stefano Pazzo nel culo. Chi è Stefano Pazzo? Chi è? Non l'ho mai conosciuto. Pronto? Minchia baffo, sono a casa col Covid. Col Covid-19 e praticamente l'ho curato. Merda, se potessi tirare una zuppettata in testa. Io non ho fatto i vaccini, però. Cazzo. Mi piace chi te sei o chi che è che mette su sta roba qui per venire a tua casa e spaccarti la testa o tanto dalla finestra. Faccia di merda. Va bene? Coglione. Perché? Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito. Coglione! Qualcosa sei un figlio di puttana, dimmi chi sei. Me lo dici chi sei che vengo a tuo caso a prenderti? Santino. Santino. No, dimmi chi sei. Santino. Dimmi chi sei, faccia di merda. Perché? Figlio di puttana. Grande botta. Un big bang, diciamo. Veneto Man. Sei tu, sei il terrore di tutti i meridionali. Veneto Man, Veneto Man, la peste mi ammartirà e più magica del magico sarà. Pronto? Minchia baffo. Dimmi tutto baffo. Sono a casa col Covid. Il Covid-19. Spera che te muore ora. Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade. Covid-5 dai. E sì. Praticamente l'ho curato. Sì, ha curato che con la sega. Ho fatto una botta di bamba. Grande nome botta. Cognome. Come ti chiami tu coglione? Santino. Dal nome del capo. È Santino. La grande botta. Ma quando dente vuoi attomare per mettere il nome Santino? Io non ho fatto i vaccini però. Aia. Devi quattro viso di destro, sinistro di grande. Boia! Un big bang, mi diciamo. Sei rotto il cazzo! Tira tua banda! Ma va a cagare, quel coglione! Quello del collo. Perché? Santino Bamba, l'uomo
che ci aveva la cura. Ma ti rendi conto che la questo grande botta. C'hai in mano un tir, questo ha un tir, questo va in giro con un camion gigante, con quella mentalità lì, ti rendi conto? Santino, mamma mia, mamma. Che bello, mi è arrivato un messaggio bellissimo. Comunque tuo padre ha ragione, dice no, ti invidio il padre, bella sta roba. Molto bella, sì. Vabbè, mio papà è un grande, dai, un grande artista. Lo dicono spesso a mio figlio. Sì. Io tenero gli accoppini. Vedi che poi lui ti inzica e alla fine. Hai parlato bene di mio figlio. Ma lo so. Mio Jacopino. Bello tuo figlio. Madonna, che bello. Beh, bello no, nel senso. No, bellissimo. Comunque hai parlato bene di te stesso, non di tuo figlio. Infatti. Non è colpa mia se tutto gira intorno a me, ragazzi. Che bello oggi che è già la seconda volta che la Puccioni attacca Alisei. Perché vuole far cadere un governo. Mi sento libero oggi, non so come mai, non lo so. Aspetta che adesso va a scuotere una camionetta. Perché lei è stata chiamata, esatto, dal ministro e vuole controllare l'uscita. Allora. Vabbè, ci risentiamo. Oh, sai che questo weekend lo passerò meglio perché penserò che è attaccato Alisei e non me oggi. Sai, vabbè, che questo weekend lei si guarda tutto Squid Game, così lunedì arriva. No, l'ha guardato tutto. Certo. Basta che non lo fai. E in Russia è morto Putin. Sarà colpa sua, perché lei fa cadere i governi, lo sai. Ammazza i presidenti, fa vedere con lei. È una roba. C'è Biden che la chiama. Ah, il braccio! Tu invece cosa fai questo weekend? Ti vestirai di nero, andrai nel tuo pidocchioso paesino del cazzo. Con la tua gippina di merda, sempre stesse cose. Ma tu sei sicuro che non stai vivendo una replica sempre? Io lo prendo, faccio i miei giri con la mia Vespa d'epoca, faccio dei giri in bici in colline, montagne. E dimagrisce altri 2 chili. Fa la vita persone normali. Tu invece cosa fai? Ma non lo so, io e Fabio abbiamo affittato un Boeing 747 e andiamo a fare. Cabrio, tra l'altro. Sì, Cabrio, andiamo a attaccare la Cina.